Benvenuti nella guida sul Joanna Briggs Institute, Evidence-Based Practice Database, della Biblioteca di Ateneo dell'Università di Milano Bicocca. Come prima cosa diremo cos'è il Joanna Briggs Institute e l'Evidence-Based Practice Database. Vedremo rapidamente come accedervi, a partire dal sito della biblioteca. Ci soffermeremo sulla ricerca base, guardando anche i limiti disponibili. Quindi analizzeremo come vengono presentati i risultati, come accedere al full text e come esportare i risultati. Vedremo anche altri tipi di ricerche, in particolare la ricerca avanzata, la multicampo e quella tramite il mesh. Infine faremo un accenno ai servizi personalizzati e agli evidence-based practice tools. Iniziamo vedendo cos'è il Joanna Briggs Institute. Il Joanna Briggs Institute è un'organizzazione no profit, fondata nel 1996 e fa parte dell'Università di Adelaide, in Australia. È intitolata Joanna Briggs, la prima capo infermiera del Royal Adelaide Hospital. Si occupa di diffondere tra gli operatori sanitari le migliori evidenze scientifiche disponibili. Vediamo il prodotto principale del Joanna Briggs Institute, che è l'Evidence-Based Practice Database. L'Evidence-Based Practice Database è importante perché contiene le evidenze secondarie. Troviamo più di 3.000 record di diversi tipi di pubblicazioni. È una banca dati acquistata dalla biblioteca in versione full text. È utile per tutte le discipline correlate alla medicina, infermieristica, ostetricia, fisioterapia, eccetera. Ma vediamo subito cosa contiene l'Evidence-Based Practice Database. I due tipi di pubblicazioni più importanti sono i Recommended Practices e gli Evidence Summaries, che costituiscono il 75-80% di tutto il materiale presente nel database. I Recommended Practices sono documenti che descrivono o raccomandano una pratica, basandosi sulle più recenti evidenze scientifiche. Si tratta in genere di documenti brevi, che riguardano argomenti generali e riassumono le evidenze presenti sull'argomento, dando raccomandazioni pratiche su cosa fare o non fare. Gli evidence summaries riassumono le evidenze presenti su un determinato argomento. Anche in questo caso si tratta di documenti brevi, 5-6 pagine in media, su argomenti generali. Poi troviamo due tipi di sintesi, quindi in inglese sheets, molto schematiche. Best Practice Information Sheets sono brevi riassunti molto pratici e riportano cose da fare o non fare in base alle evidenze. Sono destinati alla rapida diffusione tra i professionisti. Consumer Information Sheets sono brevi sommari destinati a pazienti, redatti con un linguaggio semplificato. Nell'Evidence-Based Practice Database troviamo poi del materiale presente anche in PubMed. Parlo delle revisioni sistematiche e i protocolli delle revisioni sistematiche. Quindi, Systematic Reviews sono le revisioni sistematiche vere e proprie. Systematic Review Protocols sono protocolli di preparazione alle revisioni sistematiche. L'ultimo tipo di pubblicazione che troviamo nell'Evidence-Based Practice Database sono i Technical Reports, documenti che mostrano il percorso di preparazione dei sommari, partendo dalle revisioni sistematiche. Questi sono documenti lunghi e corposi, che documentano le scelte fatte nel riassumere le evidenze date poi nelle revisioni sistematiche.